È ricaduta su Beethoven la scelta del direttore artistico per i concerti al Teatro Savoia di Campobasso e al Teatro Italo-Argentino di Agnone dell'Orchestra Sinfonica del Molise. Sono stati soprattutto gli archi ad essere impegnati sulle musiche forse tra le più eseguite e universalmente conosciute del compositore tedesco, la Passionale Quinta Sinfonia, detta anche Sinfonia del Destino, e la celeberrima romanza in fa maggiore per violino e orchestra, partendo dalla maestosa Overture del Coriolano. Chicca del concerto al violino solista della romanza il quindicenne pescarese Michelangelo Piovano Spina, giovanissimo ma talentuoso musicista per nulla intimorito dal suo ruolo. Alcune rinunce ci sono, sicuramente non posso, diciamo, uscire e giocare tutti i giorni con i miei amici, ma credo che sia giusto così, cioè mi diverto in altro, mi diverto crescendo con il mio strumento e questo per me è bellissimo. Con l'orchestra questa era un'occasione, diciamo, nuova, perché non mi capita tutti i giorni di suonare con un'orchestra così, e infatti ringrazio l'orchestra del Molise e sì, è stata un'occasione, spero, di lancio per nuove occasioni. A dirigere il maestro Marco Alibrando, 35enne messinese, con all'attivo la direzione di prestigiosi festival di musica sinfonica e un curriculum di tutto rispetto. Oggi, con questa iniziativa del governo di aprire 10 nuove ICO, sicuramente sì, sicuramente questo dà posti di lavoro e la possibilità di fare esperienza ai giovani diplomati dei nostri conservatori, ai giovani talenti, ma abbiamo bisogno del pubblico. Al pubblico suggerisco di venire a teatro, di sentire la musica dal vivo. Questa musica nasce per essere fruita dal vivo. Il concerto si fa in due, l'orchestra e il pubblico.